Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore e questo è Oggi in Borsa, l'esclusivo format di Money.it realizzato in collaborazione con Unicredit. Avvio di settimana in sostanziale parità per le borse europee, alle prese con le indicazioni sotto le stime arrivate dal PIL cinese, salito del 4,9% nel terzo trimestre, contro un consenso fissato al più 5,2%, e con i numeri relativi alla pandemia e quindi la relativa attesa di un vaccino e con l'attesa di un nuovo piano di stimoli da parte del Congresso statunitense. A Piazza Affari, dove il nostro FTSE MIB si è fermato a 19.374,21 punti, meno 0,08%, spicca il balzo di Atlantia, più 4,62%, dopo l'annuncio della cessione del 49% di Telepass per 1,056 miliardi a Partners Group e il rumor secondo cui la Cassa Depositi e Prestiti starebbe per presentare un'offerta non vincolante per l'88% di Autostrade per l'Italia. Seduta positiva anche per Saipem, più 2,74% e per Banca Generale, più 2,45%. Tra le performance peggiori segnaliamo il meno 2,36% di Prysmian ed il meno 2,11% di Banco BPM, nonostante le indiscrezioni sulla futura governance della nuova entità scaturente dall'operazione con il Crédit Agricole. Chiusura sopra la parità invece per la coppia formata da Intesa San Paolo e Unicredit, salite rispettivamente dello 0,26% e dello 0,44%. In rosso anche Biper Banca nell'ultimo giorno di trattazione dei diritti relativi all'aumento di capitale. A livello di listino completo segnaliamo il più 8,77% di Tiscali e il più 6,27% di Anima, mentre dietro la lavagna troviamo Intec ed Algowatt con entrambe in rosso di oltre 6 punti percentuali. Pesante segno meno anche il titolo della squadra di calcio, l'SS Lazio, in calo del 4,26%. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani, buona serata.